Un comitato delle vittime di crimini che sono poi stati puniti con condanne irrisorie dalla magistratura. Il nuovo soggetto è nato a Napoli ed è stato presentato in conferenza stampa al Bar Gambrinus in piazza Trieste e Trento. Troppo spesso i delinquenti se la cavano con condanne di lieve entità, dicono gli organizzatori. In un ampio spettro di casi non vanno neanche in galera e in molti casi tornano a reiterare i reati. Caso esemplare quello di Ciro Florio, aggredito a coltellate da chi ha poi ucciso il padre per futili motivi. I casi devono essere presi e studiati bene dal primo momento, senza essere così, come si può dire, leggeri. Evento promosso dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dallo speaker di Radio Marte Gianni Simioli. Noi crediamo che la magistratura non possa essere leggera nei confronti di camorristi, delinquenti e assassini. Se il magistrato che ha giudicato la vicenda di Florio avesse dato una condanna seria, oggi quell'assassino non avrebbe ucciso il padre, invece era libero.